Quattro pistole, diverse munizioni, caricatori e carte d'identità. È il bottino dei ladri che la notte scorsa sono riusciti ad entrare in alcuni locali del comando della Polizia Municipale in via Libroia a Nocera Inferiore. La scoperta è stata fatta questa mattina alla riapertura degli uffici. Sono stati allertati i carabinieri. Poco dopo, nella palazzina, sono arrivati gli uomini della scientifica dei carabinieri che hanno effettuato una serie di controlli alla ricerca di impronte ed altre tracce per risalire all'identità dei malviventi. Le armi e i documenti erano custodite nella cassaforte. Secondo quanto riscontrato dai carabinieri, l'abilità dei ladri avrebbe consentito una facile apertura del forziere. Non si sa se le riprese delle telecamere di sicurezza possano servire. Secondo alcune informazioni trapelate, l'impianto non funzionerebbe al meglio. L'area è circoscritta dagli occhi elettronici, ma forse con scarsi risultati. E meraviglia il fatto che i ladri abbiano deciso di individuare un edificio che dovrebbe essere ben protetto. Il sindaco Manlio Torquato, quando ha saputo del raid, ha fatto, queste le sue parole, una forte strigliata al comandante Giuseppe Contaldi e al dirigente del settore Califano. Torquato li ha richiamati in quanto all'indomani del furto di alcuni mesi fa aveva detto loro di provvedere ad attivare ulteriori presidi di sicurezza, non escluso un presidio notturno, cosa che non è stata fatta, ha sottolineato il sindaco. Mentre voi cincischiate, ha detto, i ladri fanno il loro lavoro. Sulla vicenda c'è da registrare una presa di posizione dei rappresentanti sindacali dei Caschi Bianchi, Giuseppe Crupano del CSA e Gabriele Cimmino della UIL. Condanniamo, si legge nella nota, quanto accaduto al nostro comando di Polizia Municipale e ci prodigheremo insieme alle altre forze dell'ordine per assicurare i colpevoli alla giustizia. Chiediamo un potenziamento delle misure di sicurezza nella struttura.